L'arte della profumeria nasce a Firenze, nasce in un periodo interessante che è quello appunto del Rinascimento. La cosa più bella, secondo me, risale proprio all'origine, quando Caterina de' Medici, che va in sposa all'imperatore di Francia, porta con sé dei guanti profumati. Quando arriva a corte, questi guanti hanno un successo enorme e da lì parte la moda del guanto profumato. Tant'è che in Francia, oggi, se ti vuoi iscrivere all'arte dei mestieri del profumiere, ti viene scritto appunto sulla ditta, su quello che tu viene definito, maestro profumiere e guantaio. Questo è un grosso rivendicare nostro, proprio fiorentino, dell'origine, della storia della profumeria. La differenza principale sta non tanto nel profumo finale, ma quanto nella scelta iniziale che viene fatta a monte prima di creare un profumo, cioè la selezione di materie prime rare, interessanti, particolari, che poi alla fine risultano in un mélange chiaramente sempre e comunque originale, ma in un profumo che è veramente diverso. Eccessive è semplicemente eccessivo nella sua dolcezza e nella sua anche amarezza. Estetico è il mondo dell'uomo che piace anche alla donna. Cattiva è proprio il contrario di quello che è la parola cattiva in quanto accattivante. Cattivo è il mondo veramente del maschio. La libella è la casa della regina di Saba. Sadica è il mondo rosa. E un saluto a Oro Bianco TV dalla profumeria Acqua Flor, e in questo caso lo posso dire con il cuore, dalla profumeria di Oro Bianco.